Amici, oggi volevo parlarvi per quanto riguarda la Corea del Nord e l'America. Secondo voi la battaglia ci sarà mai tra di loro? Ci sarà una guerra nucleare? Ma chi lo sa, potrebbe scoppiare da un momento all'altro, non si può sapere. Quello che voglio dirvi oggi è soltanto che è un tipo tosto. Non è che io l'ammiro, comunque c'ha carisma, è un capricorno come me, nato a gennaio. E noi capricorni siamo tosti, veramente tosti, non ci fermiamo davanti a nulla, neanche se c'è il terremoto, e lui è un tipo del genere. Oggi, dopo questo, vedremo un video di lui e quello che lui praticamente fa vedere una simulazione guerra, fa vedere i missili fino a dove possono arrivare. Magari voi direte ma è una provocazione, ma lui fa soltanto vedere le sue capacità, e poi ripeto, lui è libero di fare ciò che vuole sul suo suolo, quindi non è che adesso sta attaccando altre nazioni o sta facendo cose che gli altri dicono che è pericoloso che fa, però alla fine lui non ha fatto guerre contro gli altri, a parte che nel 53 già c'è stata una battaglia, gli Stati Uniti già contro Vietnam e Nord Corea, comunque già non gli è andata tanto bene, e penso che per questo ci sta pensando prima di fare, perché ha capito il potenziale. Qui non si tratta di essere comunisti o socialisti, qui si tratta solamente che io difendo assolutamente le nazioni o i governanti che sono autonomi, che non dipendono dalle banche come noi, schiavi delle banche in Italia, in Germania, in Svizzera, eccetera eccetera. Questa è una questione di libertà, è una questione, diciamo, su questo, sì, la libertà, essere liberi, che le banche non devono, e lì le banche non comandano niente. Niente, zero di zero, e per questo fa molto arrabbiare a loro, fa molto arrabbiare gli Illuminati, che è come un nemico degli Illuminati, come un nemico dei Rothschild, e per questo quello che vi sto dicendo in televisione non passerà mai questo, perché è un nemico di loro, che non li fa creare i loro progetti, non li fa impadronire della sua banca, del suo terreno, di tutto ciò, non li permette a nessuno, ha condannato gli attacchi che l'America ha fatto sulla Siria, che è uno stato sovrano, doveva attaccare l'ISIS, non Assad, perché non ci sono prove per dire che lui è stato, perché sul suolo ci sono anche terroristi che possono essere mascherati, possono aver fatto questo tipo di attacco. Comunque, a volte mi sembra anche un comico questo dittatore, di come si comporta, a volte si comporta anche da dittatore, ma non come lo definisce la televisione, dicendo solo un dittatore, e poi non racconta tutta la versione dei fatti, bisogna raccontarla tutta, per poi dopo la gente può dire il suo parere, diciamo, altrimenti non si può fare così. Raccontare le cose superficialmente, no? Lui aveva fatto una parata per il 100° anniversario, e è normale che fa anche quello che deve fare, i test. Però adesso, rispondendo alla provocazione, e anche perché non li lascia tranquilli, loro dicono gli Stati Uniti non ci lasciano tranquilli, e quindi noi continueremo a fare i test missilistici. Sul suolo della Nord Corea, non è che fai test missilistici in America, non rompi coglioni a nessuno, lo fa solo sul suo suolo. Parliamoci chiaro, riguardo a tutto il resto, gli Stati Uniti non hanno una bella politica. Non è che si tratta di condannarli o io odio gli Stati Uniti, io ci sono stato un anno e mezzo e so benissimo la politica che hanno. Come tante cose le ho scoperte anche sul suolo americano, dagli stessi americani, riguardo alle Torri Gemelle, che mi dicevano che centinaia di ebrei banchieri non erano andati a lavorare quel giorno, e tutto questo non è normale, quindi è una specie di complotto, come ben sappiamo che questi Rothschild, questi Rockefeller, tutta questa gente potente viene a origine ebree, e quindi c'è un collegamento con loro, come il giornalista stranamente che si trovava a Monaco e a Nizza, se avete guardato i miei video, quindi le cose non tornano. Quindi in America mi piace come paese, mi piacciono le città, adoro, però non mi piace la politica degli Stati Uniti, guerra fondaia, da 239 anni,
come dicono anche negli Stati Uniti stessi, gli stessi abitanti sanno benissimo che c'è dietro il complotto, come c'è anche sulle banconote da un dollaro. Perciò cercate di non dormire, di svegliarvi, ma veramente bene, capendo la verità, non svegliarvi capendo le bugie che dicono in televisione, sui giornali, e a volte le ho viste che mi fanno arrabbiare, anche quello che nessuno ti dice con le altre fonti che ci sono su, attenzione, come fonti molto sicure, lo trovo Sputnik, quindi seguite Sputnik perché è l'altra versione dei fatti. C'è stato l'arresto di quello dell'ISIS, aprile, le fonti dicono così, però la televisione non deve parlare di nulla. Censuriamo tutto, mi raccomando, fate in modo che la gente non deve sapere assolutamente, la gente deve sapere solo quello che vogliamo noi. Questo non è fare informazione, questo non è giornalismo, questo è da prendere a calci nel sedere questi giornalisti, perché dare solo le notizie che ti pare non va bene. Le notizie bisogna darle tutte, positive e negative, altrimenti questo non è giornalismo, questa è magna magna, una mafia nascosta, e deve essere eliminata, deve esserci la trasparenza e basta. Dobbiamo combattere per questa trasparenza, per ottenere i migliori sul campo, è partito Movimento 5 Stelle e basta. Ho esperienza e so quello che dico, ok? Comunque, tornando al dittatore, come lo chiamano, per me non è un dittatore, per me è uno che si fa rispettare, è un capricorno come me, che poi, anche se non lo sia, si fa rispettare, anche se non lo era, si fa rispettare dagli Stati Uniti. E ha alzato la voce anche lui, mettetevi anche nei suoi panni, che abbia fatto quegli omicidi che, come dicono, o altre cose che dicono sul suo conto, ci vogliono le prove sul tavolo, come dicevano anche di Saddam, di Gheddafi e di Bin Laden, ci vogliono le prove sul tavolo, che non sono ancora arrivate, le stiamo ancora aspettando. E allora la smettete di dormire? Vi svegliate? Io vi faccio svegliare con tutte le mie forze.